Ciao italiani del mio piccolo macabro cuore, nonché attoroni del mio firmamento hollywoodiano. Benvenuti in questo nuovo video. Lo so ragazzi, vi ho appena spoilerato parte del mio albero di Natale, però per fare l'intro è necessario. Come tutti gli anni siamo qui a farci insieme l'albero di Natale, che per me è diventato veramente ormai una sorta di rito che faccio con me stessa. Abbiamo iniziato 2 anni fa con l'albero di Jack Skeletron, quindi tutto dedicato a Nightmare Before Christmas. L'anno dopo abbiamo aggiunto anche le pallette di Sally. Quest'anno ho cambiato completamente tema perché mi sono resa conto che l'albero un po' rispecchia il mio mood, quindi ogni anno ovviamente cambio situazioni, vivo esperienze diverse. Quest'anno è a tema IQ. Per chi non lo sapesse, IQ è, anzi IQ dovrebbe essere la pronuncia giapponese, è un cartone giapponese, un anime sulla pallavolo che mi ha salvata ragazzi, mi ha completamente cambiato la vita, cioè non saprei descrivervi il perché, il per come, visto che insomma la mia esperienza con l'attività fisica si riduce a portare Cooper 2-3 volte al giorno, però sicuramente avrà toccato delle corde molto profonde del mio cuore, perché sono questa squadra di pallavolo di questo liceo e la dedizione del protagonista, che è una figura molto positiva. Ragazzi, mi ha colpito veramente tanto la passione, la dedizione, l'impegno, sono una serie di cose che hanno avuto un impatto su di me che non mi aspettavo, cioè regà, ma mi avete visto in faccia, un anime comunque di sport sulla pallavolo scritto benissimo, è su Amazon Prime Video ragazzi, quindi veramente potete recuperarlo tranquillamente, dategli una possibilità perché è veramente immersivo, è coinvolgente con le grafiche, ma non è soltanto pallavolo, è proprio come affrontare la vita, è come avere un obiettivo, come cercare di conquistarlo, come mettersi in gioco, come mettersi in discussione, come sbagliare. Ragazzi, non lo so, in questo momento della mia vita ha avuto un impatto così forte, ma così bello, me lo sono visto già 2 volte, ho fatto 2 rewatch, sono pronta a fare il terzo. Poi siamo sotto Natale, ne approfitto anche per ringraziare tutte quelle persone che dalla wishlist pubblica di Amazon mi stanno regalando dei numeri del manga da cui hanno tratto poi quest'anime di IQ, che non ho ancora aperto perché ecco, io sto aspettando di avere tutta quanta la collezione completa, un po' grazie a voi che state contribuendo, un po' io che cerco di comprarli quando ho i soldi da parte. Vorrei poi fare una sorta di unboxing finale di tutti quanti i numeri per spiegarvi poi nel dettaglio la mia passione per IQ, perché vorrei leggere il manga, vorrei cercare di capire a livello anche psicologico come mai è entrato così profondamente nelle mie corde. Cioè noi siamo anche ciò che vediamo, ciò che scegliamo di guardare, quello che ci appassiona, parla moltissimo anche di quello che siamo noi. Ecco, io in questo mood di, come dire ragazzi, di riflessione su me stessa in questo particolare momento della vita, mi sono messa a lavorare le magliette di Natale, perché le pallette ormai sti cazzi, le magliette di Natale secondo me so tanta roba. E niente, in questo video vi mostro un pochino come abbiamo tirato su insieme quest'albero di Natale, che spero vi diverta e vi piaccia, siate fan di IQ o meno, o magari futuri fan di IQ, perché grazie magari al fatto che ve lo spammo ogni 2x3 vi appassionerete anche voi. Perciò ragazzi, buon divertimento! Allora ragazzi, iniziamo con le magliettine, perché quello che vorrei fare io è fare tipo le magliette della Karasuno, anche perché sono belle nere d'archettone, e ho preso questa stoffa, non so bene che materiale sia, comunque voglio andare a disegnare le magliettine qua sopra e poi ritagliarle, anche perché è bello glitteroso, così poi con le lucette dell'albero fanno i riflessi fighi, e quindi adesso devo andare a stampare la sagoma della t-shirt, così almeno lungo i bordi, strappare lungo i bordi come dice Zero Calcare, e ho preso anche i colori della Karasuno. Let's go! Allora ragazzi, sono queste magliettine, quindi adesso io me la salvo e me la stampo. Mo te ricompro, vediamo un po'. Ah, non prende il cartoncino. Ah, fantastico, va bene, è rosicato. Ok, è rosicato. Ok, l'ho stampata e adesso la devo ritagliare e mettere sul cartoncino. Ragazzi, io non mi ricordo dove ho messo la colla, mo non mi vado a cercare 3 ore la colla, quindi spillo tutto, così faccio tac, la ritaglio e rispillo.
Ma prima di fare un qualsiasi altro passo, ragazzi, dobbiamo indossare l'outfit perfetto per questo albero. Peraltro la base è stata gentilmente offerta da mamma, nel senso che ha messo su l'albero quello di default e adesso ci metto tutte quante le decorazioni che andiamo a fare insieme. Indossando però, signori, la felpa che ho ordinato appositamente per l'occasione. Ringraziamo il signor Pampling che finalmente ha messo nel catalogo anche le felpe di IQ. Lo ringrazio personalmente perché ha chiesto anche il mio parere, che ho girato anche alle cuginette, per quanto riguarda la grafica. E noi abbiamo votato esattamente questa, se solo riuscissi ad aprire in tempi decenti. Che emozione! Oddio, aspettate perché qua ci sono anche dei piccoli spoiler. Eccola! Tobe Fly! Hi! Mamma mia, che bella, è bellissima! Oddio, la indosso subito, la indosso immediatamente, così, insomma, andiamo. Ho un'altra felpa nera sotto, non ci fate caso. Lasciatemi! Lasciami! Taglia XS. Yeah! Fantastico! Oddio, è bellissima! Non si può fare l'albero di IQ senza indossare la felpa di IQ. Ah, cazzo, ma io ho ordinato pure questa che è super natalizia. Guardate che bello, c'è Jack Skeleton. Vabbè, questa la useremo per il pandoro vegano. Namo, che è tardi. Dannamo, mi sono scordata di dire che potete averla. Cioè, mi fanno proprio schifo i soldi. Potete averla, ragazzi, sul sito della Pampling con il mio codice sconto Aridaglie, che vi regala anche un paio di calzini e, da quello che ho capito, in questo mese di dicembre anche del cashback. Però siccome non ricordo esattamente com'è che funziona la promozione, giù in descrizione io vi lascio tutte quante le direttive che ho ricevuto anche via mail per quanto riguarda il vostro cashback durante gli acquisti sul sito della Pampling, al link che vi lascio giù in descrizione. L'importante è che quando comprate vi ricordate di mettere codice sconto Aridaglie. Adesso però andiamo davvero, regà, perché è veramente tardissimo. La schiacciata in fronte me la do. Allora, ragazzi, questa è la sagoma della maglietta del Karasuno. Gessetto, ragazzi, e sagoma che ho stampato. Perché adesso andiamo a fare tutte quante le forme. Cominciamo a tracciare la forma della maglietta col gessetto. E facciamo una prova. Facciamo una prova subito. Anzi, guarda, facciamo una prova qui. Tessuto che si taglia molto facile. Quanti sono in squadra? Il Karasuno. Eccole qua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sono 9 magliette, ma questi sono i numeri. Siamo oltre zero calcare, non è strappare lungo i bordi, è strappare lungo i glitter, signori. Ok, regà, vi posso dare un consiglio? Tagliatele da sto lato, perché questa mi si è sporcata purtroppo, vedi, il gessetto macchia. E mi sembra un tipo di tessuto che non perdona. Ah, ma è gesso! Se soffi va via, giusto? Allora, adesso, qua abbiamo la maglietta. La prima è di prova, ragazzi. La prima tanto è di prova. Oddio, però è bellissima. Per le mie tre preferite, tra cui quella di Hinata Shoyu e quella di Tsuki, io ovviamente metto la vestaglia, come da tradizione.
Bene, famo asciugandoci noi. È un tipo di tessuto che assorbe l'acrilico questo, quindi non so se la devo ricolorare io, però boh, mi pare una stronzata. Ragazzi, non so cosa aspettarmi, è la prima volta che utilizzo questo strumento, è la prima volta che mi capita di fare degli occhiali a dei tessuti, peraltro questi sono dorati, non c'erano argentati, quindi ci dobbiamo accontentare. E direi a Arianna di fare una prova su una stoffa che ci fa schifo e non direttamente sulle pallette, anzi le magliette. Ah ok, lo posizioniamo così, ci mettiamo la stoffa che intendiamo bucare sopra, chiudiamo, c'è l'anellino, si è messo. Ora la parte bella è questa qua, quindi aspettate perché devo capire il verso, così sono sicura che non faccio danni. La parte bella è questa qua, vedete questa tonda carina, quindi capiamo un attimo il verso, quindi questa è la parte bella che va messa sotto, perfetto, poi la maglietta la mettiamo qua. Ho sbagliato verso, porca puttana, cazzo, e mo? Scusami, questa è la parte buona, no? Non ci sto a capire più un cazzo. Ma ricominciamo. Oddio che figo, come lo coloriamo però, di nero o di arancione? Com'è più bello? Fatemi vedere, eh? Figo pure arancione, bellissime. Quanto me lo del culo per questa qua. Vai, buchiamole tutte. Spraiamo il nostro spiedino di pallette. Mo non c'è sta luce, però vedete com'è figo, perché adesso queste si asciugano, io le ho piantate, però stanno tutte quante in verticale, carine, e quindi non si rovinano come ho fatto invece con le pallette di Natale, che le toccavi da una parte e dall'altra e rovinavi tutto. Mo gli do una ventina di minuti per asciugasse, vediamo. Andiamo, oggi siamo con l'altra felpa, quella che mi è stata regalata da Marco, che ringraziamo tantissimo. Allora, Inata è il mio preferito deve essere proprio in posizione, in pole position, signori. Inata scioglio! Oddio, è bellissima! Andiamo avanti! Numero uno, lo mettiamo qui! Poi andiamo avanti, l'11, Tsukishima!